Ciao a tutti, oggi parliamo di stili di film. Gli stili ti permettono di salvare delle proprietà e di riutilizzarle successivamente all'interno del progetto. Puoi utilizzare gli stili per definire i colori, la tipografia, gli stili, gli effetti e il layout del tuo brand, del tuo progetto. E puoi salvare questi stili e pubblicarli nella libreria di Team in modo che i tuoi collaboratori possano avere l'accesso facilmente e apportare modifiche se necessarie. Adesso vediamo come salvare questi stili. Quindi partiamo disegnando un cerchio che di default ha questo colore grigio che non si vede, quindi lo rendiamo di un altro colore. E qui vediamo che il colore è editabile attraverso la proprietà fill, ma se volessimo salvare questo colore come stile, cliccheremo su questo pulsante, Allover esce il title style, e andremo a cliccare sul più e lo chiameremo primary color. Tendenzialmente ci utilizza una nomenclatura che considera i valori semantici di questo colore, quindi non andremo a chiamarlo rosso, giallo, verde, perché se poi in futuro ci fossero delle modifiche a questi colori, comunque il significato sarebbe lo stesso, quindi andrebbe a enfatizzare la sua funzionalità e non il colore in sé. A questo punto, se noi duplicassimo questo cerchio, otterremmo che avrebbe ancora lo stile salvato, perché lo stile viene salvato all'interno del file. Quindi qua sulla destra, sulla sidebar, sul menu delle proprietà, vediamo Color Styles, abbiamo il primary color che abbiamo salvato. Da qui si può modificare. Quindi se noi qui andassimo a selezionare un altro colore, ad esempio verde, vediamo come è andato ad aggiornarsi sia nel primo che nel secondo cerchio. Se adesso andassimo a disegnare un altro cerchio, i colori che troveremmo adesso, tra i colori, troveremo il nostro primary color. Quindi questo stile è stato salvato. Allo stesso modo, se cancellassimo questi cerchi, il colore dello stile rimarrebbe salvato perché, appunto, come già detto, questo stile appartiene al design, al file che abbiamo creato, quindi indipendente dalle forme che vado a creare. Adesso vediamo qualche altra proprietà degli stili. Quindi coloriamo il nostro cerchio del nostro primary color, duplichiamolo di nuovo, vediamo che sulla stessa riga del colore definito abbiamo quest'altra icona che dice Detach Style. Detach significa separare, quindi vuol dire rimuovi il collegamento a questo stile. Rimuovendolo, vediamo che il colore di riempimento assume il valore esadecimale di questo colore e da qui possiamo tornare ad editarlo, cambiarci colore e a questo punto possiamo definire il nostro Accent color, ad esempio. Come vediamo, adesso si è aggiunto un altro colore alla nostra lista, al nostro stile di colori. Questi possono, come visto prima, essere editati di nuovo. Se qua andiamo a modificare questo colore, vediamo che si aggiorna in contemporanea. Se volessimo editare, anzi andare a cancellare questi stili, basterebbe cliccare col tasto destro sul nome del colore e cancellare lo stile. Ecco, adesso i nostri stili sono di nuovo puliti. Rifacciamo l'aggiunta per farvi vedere una cosa. Se prima
del nome del colore, voglio far sì che questi stili stiano all'interno di una cartella, diciamo, che appartengono allo stesso gruppo. Scrivo, ad esempio, questa è una palette per il light theme. Scriverò davanti light theme slash primary color. In questo modo si è creato diciamo una folder, una cartella che ha poi dei sottocolori all'interno. Stessa cosa questo, accent light theme, accent color, andrà a finire nella stessa cartella che abbiamo scritto tutto correttamente. Non serve creare tutti i nostri stili di colore prima di iniziare il progetto, ma man mano che ci accorgiamo che utilizziamo spesso lo stesso colore e quindi può diventare parte della palette colori, diciamo, del progetto, allora possiamo aggiungerlo ai nostri stili. Gli stili dei colori non possono essere applicati solamente ai riempimenti, quindi ai fills. Infatti, se creiamo un rettangolo, possiamo vedere che nella proprietà stroke, se noi andiamo sempre ad applicare sui quattro pallini, vediamo che abbiamo i nostri colori salvati, quindi primary color, aumentiamo lo stroke, che si veda. Quindi possiamo riutilizzare appunto la palette colori dei nostri stili anche per gli stroke, per i bordi e anche per i testi. I stili possono anche essere applicati alla tipografia. Adesso vediamo qualche esempio. Qui ho preparato una tavola con tre diversi testi. Hanno il nome che definisce il valore semantico, ad esempio H2, H1, Hero 1. E sono in ordine di grandezza, rappresentano i titoli in questo caso, e per ognuno c'è l'indicazione del carattere utilizzato, in questo caso interbold, la dimensione 32 pixel. Questo rappresenta la line height, quindi l'altezza delle righe, e questo rappresenta la spaziatura, in questo caso. Le spazzature le crea lo 0%. A questo punto applichiamo lo stesso metodo visto prima con gli stili di colori. Quindi all'interno di text, in questo caso, quindi non più di fill, clicchiamo sui quattro pallini, clicchiamo sul più e scriviamo H1 header 1 32 pixel e qua ci diamo tutte le indicazioni del caso che vogliamo dare. Create style. E adesso sappiamo che se andiamo a scrivere testo di prova è già salvato, per cui cancelliamo o riscriviamo. Ed è piccolo magari. Vogliamo dargli lo stesso stile del nostro H1, clicchiamo qui e sarà esattamente quello che abbiamo definito prima. Anche in questo caso possiamo duplicare questo testo che avrà salvato lo stile attuale. Possiamo cliccare su di Detach e quindi andarlo a modificare, cambiare carattere. E torniamo indietro con Command Z. Possiamo anche andare ad editare da qui lo stile, per cui in questo caso aumentando lo stile va a modificarsi solo i testi che hanno ereditato questo stile. Quindi se lo faccio grande grande, questi due che sono agganciati lo stile verranno modificati. Questo invece, il secondo che abbiamo, a cui abbiamo applicato il detach, non viene modificato. Idem per questi, facciamo la stessa cosa, quindi aggiungiamo un H2 header 2, 28 pixel, era un H1, ma facciamo finta che
un H2 e questo H3 è del 24 pixel. Come prima, sulla destra abbiamo visto che abbiamo creato varie cartelle, perché ogni volta che inserisco lo slash all'interno del nome dello stile, mi va a creare una sottocartella, per cui io questo l'ho chiamato H1 slash header 1. Vuol dire che il valore semantico, il valore, diciamo, della SEO che ha questa prima cartella, può essere il genitore di vari header. Quindi qua sotto io potrò avere un altro. Cambiamo la dimensione, potrò avere un altro H1, in questo caso sarà però un header 2 e avrà 46 pixel. Questo finirà all'interno della mia prima cartella, infatti header 1, header 2. Ok, per ultimo restano gli effetti, perché anche gli effetti possono essere salvati come stili, per cui creiamo un quadrato, applichiamo un effetto sulla sua effects, più, scegliamo un effetto oggi, ok, prendiamo anche colore. Sempre cliccando sui quattro pallini, salvando, scriviamo drop shadow. Textile. Quando sulla destra, quindi avremo text styles visti prima, color styles e effect styles. Anche qua, modificando questa, andiamo a modificare poi, ad esempio, il colore dell'ombra. Vedete che cambia, questa cosa è rossa. Se noi qui andassimo ad aggiungere un'altra proprietà, ad esempio, cliccando, ci possiamo mettere, non so, un layer blur. Vedete come la proprietà viene ereditata anche all'altro quadrato che aveva lo stesso stile applicato. Quindi se io vado a blurrarlo molto di più, questa proprietà va ad aggiungersi a questo stile che abbiamo salvato come Drop Shadow Big. Applichiamo la stessa proprietà di detach a questo, quindi questo quadrato viene sganciato dallo stile salvato. Eliminiamo la proprietà e torniamo ad avere semplicemente la drop shadow rossa. Gli stili di Figma infine possono essere applicati anche al layout. Creiamo un frame, basterà cliccare su layout grid, uscirà quest'icona che ti permetterà di modificare la griglia che si vede di sfondo e che servirà per poi posizionare gli elementi all'interno del design. Lo suddividiamo in colonne, solitamente 12 colonne per il desktop. Diamo un margin di 60 pixel. Questo stile, anche in questo caso, potrà essere salvato. Quindi duplicarlo, andare a duplicarlo, chiamiamolo così, e modificarlo magari in 6 colonne e questo sarebbe il nostro secondo. Abbiamo creato i nostri stili di testo, colore, effetti e layout.
E questo sulla destra è la nostra guida di stile, che poi appunto potrà essere pubblicata all'interno della libreria ed essere utilizzata all'interno di altri progetti.